che nasce dall'ascolto di quelle che sono state le esigenze dei nostri clienti. E è una serie di webinar gratuiti che abbiamo proposto su vari temi, che adesso poi vi andrò a raccontare e ripetere. Intanto mi presento, sono Stefano Pasqualetto, amministratore di Inner, società di consulenza, formazione e coaching, che ha uno sguardo, un focus specifico sulle persone, quindi sul fare in modo che le persone abbiano la possibilità di sprigionare i propri talenti nell'ambito lavorativo. Lo facciamo attraverso varie forme, attraverso vari strumenti. E in questo percorso di manifestazione di quello che possa essere i talenti delle persone, abbiamo appunto ideato questo spazio Inner & Co di webinar gratuiti con una serie di professionisti che di volta in volta portano la loro competenza su temi diversi. Abbiamo affrontato fino ad ora temi come la comunicazione interna, abbiamo sviluppato temi come lo smart working, ma anche temi molto più legati alla persona, come l'intelligenza emotiva e la mindfulness. Oggi affrontiamo il tema del supporto al cambiamento, perché siamo in una fase di ripartenza, si parla di fase 2, e siamo in una fase appunto dove abbiamo bisogno di comprendere su quali caratteristiche possiamo far fronte anche come gestori di persone. Una delle domande che anche una delle considerazioni fondamentali da cui siamo partiti per realizzare questo webinar è stata quella di comprendere che se io gestisco un team, i collaboratori che torneranno dopo questo periodo non saranno più le stesse persone, perché tante cose sono accadute in questa fase, tanti momenti sono stati passati e quindi anche come persone siamo maturati e siamo cambiati. Quindi anche con questi tipi di aspetti di gestione, sia di abitudini, ma anche di capacità e di tendenze emotive, dobbiamo un po' imparare a gestirle. Quindi con Masha Brentella abbiamo deciso di affrontare questo tipo di tema, di supporto al cambiamento. Masha è una professionista nell'ambito del training, del career training, lavora da 20 anni nel supportare le persone al cambiamento professionale e quindi è la persona sicuramente più indicata e la professionista più indicata per accompagnarci in questo tipo di fase, in questo tipo di percorso. Quindi affronteremo con lei questo tema. Adesso Masha, lascio la parola a lei e si racconterà e ci farà entrare in questo tema legato al cambiamento per la gestione di questa fase. E quello che vi chiedo è siate pure partecipativi, se avete domande, considerazioni, usate la chat per scriverle, anche quando Masha dirà delle cose, se vi vengono in mente degli spunti, voi scriveteli perché poi avremo uno spazio sia a metà del webinar e poi anche verso la fine per lasciare spazio appunto domande, considerazioni, spunti che possano arricchire e rendere sempre più efficace questa conversazione, questa attività che andiamo a sviluppare insieme. E io mi taccio, lascio la parola a Masha e Grazie. buon lavoro e buon ascolto a tutti. Grazie. Grazie Stefano. Buonasera a tutti, benvenuti. Entriamo nel vivo del tema della serata e ci diamo dei punti di riferimento. L'obiettivo del webinar, ha già detto Stefano, è quello di andare a comprendere alcuni strumenti che ci possono essere utili in questa fase di ripartenza e di rientro all'interno del mondo del lavoro. Quindi il tema che ci guiderà anche questa sera è: riconosco le mie competenze e le competenze del team che io come gestore sto sviluppando all'interno della mia organizzazione. Non mi presento perché ovviamente Stefano ha già fatto la sua introduzione. Che cosa andremo a vedere insieme? Ci diamo alcuni punti di riferimento. Innanzitutto vedremo strumenti e contenuti che sono utili in questa fase per capire come rientrare in azienda o comunque rientrare a pieno ritmo, essendo consapevoli delle tematiche, le dinamiche che ci hanno coinvolto in questi ultimi mesi. Condivideremo delle riflessioni, dei suggerimenti pratici che possiamo utilizzare nella nostra quotidianità professionale. Definiremo anche insieme delle azioni, vi lasceremo anche alcuni spunti al termine del nostro webinar per affrontare il contesto lavorativo con maggiore chiarezza. Poi l'obiettivo del nostro incontro è anche quello di trasmettervi attraverso questi strumenti e questi spunti la possibilità di agire all'interno del contesto professionale con maggiore fiducia e consapevolezza.
Però innanzitutto, prima di entrare nel tema delle competenze, è necessario soffermarsi un attimo su alcuni aspetti che ci hanno coinvolto più o meno consapevolmente in questi ultimi mesi, in modo tale che poi quando parleremo delle competenze, degli strumenti di riferimento, avremo un perimetro simile da cui partire. Quindi le persone, innanzitutto, che sono state influenzate da questo cambiamento in questi ultimi mesi, hanno, hanno vissuto dei cambiamenti che in qualche modo influenzano sia i contesti organizzativi che l'ambito professionale. Andremo a vedere tre aspetti fondamentali che si sono intersecati durante questo periodo, che ci influenzano all'interno del contesto sia personale che professionale. Tre elementi sono la comunicazione, le persone e chiaramente il contesto lavorativo. Innanzitutto vedremo la comunicazione. La comunicazione in questi ultimi mesi è stata estremamente frammentata. Perché? Perché noi utilizziamo strumenti e supporti diversi che ci danno delle piccole informazioni, informazioni molto spesso superficiali. Questo tipo di comunicazione è estremamente pervasiva. Che cosa vuol dire? Noi siamo tutto il giorno, nella nostra giornata, connessi a mille device che ci stimolano rispetto ad informazioni, commenti, spunti di riflessione, e è una comunicazione estremamente emotiva. Quindi questa emotività che noi abbiamo vissuto in questi ultimi mesi all'interno della comunicazione chiaramente ha sollecitato individualmente ciascuno di noi e ha sovraccaricato dal punto di vista emotivo le persone. Voi forse probabilmente riflettendo su queste ultime settimane avrete sentito questo tipo di sollecitazione. Voi sapete benissimo, e questo è un riferimento che non, ovviamente non nasce oggi, le parole che noi abbiamo utilizzato in questi ultimi mesi hanno definito e creato il contesto in cui noi ci siamo mossi. Quindi noi siamo quello che diciamo. Che cosa voglio dire in questo modo? Che in questi ultimi mesi le parole che sono state utilizzate, la comunicazione che è stata rivolta verso di voi, verso anche le persone che voi gestite, che erano a casa dal lavoro, si trovavano in qualche modo isolate dal contesto professionale, hanno creato il contesto, un contesto emotivo e discordante molte volte. Se voi provate ad immaginare quali sono state le parole che abbiamo utilizzato, abbiamo sentito in questi ultimi mesi maggiormente. Provate ad immaginare, siamo in guerra, dobbiamo stare in isolamento, dobbiamo non uscire, dobbiamo utilizzare dei dispositivi di sicurezza. Quindi questo tipo di parole che sono state utilizzate, che ci hanno sovraccaricato in questi mesi, ovviamente hanno influenzato il nostro modo di percepire la realtà. Per questo motivo, e mi ricollego, scusate un secondo, alla slide precedente, queste parole hanno creato un contesto e in questo contesto noi oggi ci stiamo muovendo. Quindi è chiaro che questo tipo di comunicazione ha influenzato la percezione che noi, ma anche le nostre risorse o i partner con cui noi collaboriamo, vogliamo sviluppare dei progetti, ha influenzato la loro percezione della realtà. Quindi per collegarmi anche a quello che diceva Stefano all'inizio, c'è stato un cambiamento che ha influenzato le persone, il contesto, anche attraverso questo tipo di strumento. Il secondo elemento sul quale vale la pena riflettere sono le persone siete voi stessi, ma sono anche i colleghi, i partner di progetto, i team che oggi voi dovete gestire all'interno delle vostre organizzazioni. Come hanno vissuto questi due mesi di isolamento, di allontanamento dal contesto relazionale, professionale? E vi invito anche a riflettere a come voi avete vissuto questi due mesi, queste settimane di cambiamento. Chiaramente le persone oggi desiderano riprendere la loro routine, desiderano rientrare nel contesto professionale. Contemporaneamente sono spaventate e intimorite. Perché? Perché la comunicazione di cui abbiamo parlato prima ha creato disorientamento, ha creato in alcuni casi anche paura, timore, non ci sono dei riferimenti chiari per capire come posso rientrare all'interno della mia routine, della mia vita professionale e privata in modo sicuro, sereno, fiducioso.
desiderano le persone trovare un nuovo equilibrio perché, come dicevamo all'inizio, le persone hanno vissuto un forte cambiamento in questi mesi. Quindi le risorse che voi ritrovate oggi in azienda hanno cambiato le loro abitudini, vedono i loro bisogni da un altro punto di vista. Improvvisamente gli è stato impedito di gestire la loro quotidianità, di stare all'interno del contesto professionale e questo ha inciso profondamente su di loro. Hanno dovuto, come dire, riorganizzare la loro vita professionale e personale in modo radicale. Quindi hanno messo in qualche modo in discussione le loro abitudini e il loro modo di gestire la quotidianità lavorativa e anche personale. Chiaramente questo è successo ad ognuno di noi. Il fatto che noi ci troviamo qui in questo momento e stiamo utilizzando questi strumenti rappresenta un cambiamento che noi abbiamo messo in atto dovuto a questo tipo di situazione. Tutti questi elementi che noi abbiamo visto fino adesso saranno presenti nel momento della ripresa, cioè non possiamo dimenticare che questo tipo di riflessioni e di pressioni che le persone hanno vissuto e anche noi abbiamo vissuto direttamente saranno presenti in azienda nel momento in cui le risorse rientreranno a pieno ritmo. Probabilmente non saranno consapevoli, però sicuramente saranno influenzate anche da questi elementi. Come hanno gestito le persone questo periodo di isolamento relazionale e professionale? Perché vi dico questo? Perché parliamo molto di temi inerenti all'organizzazione, l'azienda, ma all'interno dell'organizzazione arrivano delle persone che portano su di sé, dico, dei segni di questo periodo, di questo allontanamento dal mondo lavorativo e personale. Le persone hanno gestito questo tipo di separazione, chiamiamola così, a due livelli. C'è un livello emotivo e un livello fisiologico che è stato in qualche modo sollecitato in questi due mesi. Sono due livelli che io desidero condividere con voi perché? Perché abbiate degli strumenti ulteriori di riflessione sia su voi stessi e quindi in qualche modo ascoltiate i segnali che vi sono arrivati o date un significato a quello che voi state provando, ma questo diventa anche un elemento di riflessione importante nel momento in cui vi dovete relazionare con i vostri partner di progetto, con i vostri colleghi, piuttosto che con il vostro team. Questi due elementi sono importanti in questo momento, quindi è utile fare una riflessione. Quindi, cos'è il livello fisiologico? Il livello fisiologico è una risposta naturale che noi normalmente utilizziamo quando dobbiamo rispondere a un evento stressante. Quindi ognuno di noi di solito degli eventi stressanti, che può essere, adesso faccio degli esempi, un trasloco, un cambio di lavoro, qualsiasi evento vi venga in mente, risponde naturalmente utilizzando una risposta che comunemente viene definita GAS. Questo tipo di risposta è stata individuata da un famoso endocrinologo e si sviluppa attraverso tre step. Il primo step è una reazione di allarme da parte del nostro corpo. Pensate quando vi trovate in una situazione di stress improvviso. Immaginate un trasloco, che è la cosa più semplice di cui possiamo immaginare in questo momento, no? È un evento stressante che crea un allarme fisico piuttosto che altre situazioni che vi siete dovuti che avete dovuto, scusate, affrontare. C'è una prima fase di allarme in cui tutto il nostro corpo, i nostri sensi si allertano per dare una risposta efficace e sicura per la nostra incolumità. La seconda fase della risposta fisiologica che noi mettiamo in campo è una resistenza, cioè cerchiamo di sostenere fisicamente questo tipo di sollecitazione per fare in modo che il nostro corpo possa resistere a questo evento stressante. E poi c'è una naturale fase di estinzione, viene definita, per cui questi step che collegano lo stress, la risposta allo stress, sono degli step che noi naturalmente utilizziamo. Però se noi guardiamo il contesto che noi abbiamo vissuto in questi due mesi,
pensate a voi stessi quando vi sono state fatte le comunicazioni di identificazione di una zona rossa, delimitazione degli spostamenti, chiusura della vostra azienda o della vostra attività professionale, il livello di allarme, di stress in cui voi siete entrati, più o meno consapevolmente, attenzione, è stato continuo. Non c'è stata la possibilità di gestire in modo più semplice, quindi più sicuro, questo tipo di sollecitazione. Quindi in questi ultimi due mesi, voi, le vostre risorse, il vostro team, i vostri partner hanno vissuto in un continuo sistema di allarme. Il secondo aspetto su cui volevo condividere con voi e che ha influenzato sia voi stessi che le vostre risorse è il livello emotivo. Il livello emotivo nasce da una perdita che noi abbiamo vissuto in questi ultimi due mesi, cioè improvvisamente a voi stessi e alle vostre persone è stata data una limitazione di libertà. Innanzitutto, no? Per cui le persone non si sono potute più spostare, non sono più entrate in relazione con le persone, con le loro relazioni primarie piuttosto che con le relazioni professionali, è stata messa in discussione la sicurezza. E non parlo solo di sicurezza di incolumità, parlo anche di sicurezza lavorativa, perché chiaramente tutte le procedure che sono state messe in atto hanno creato delle limitazioni che hanno chiaramente avuto un riscontro emotivo su ognuno di noi. Per quanto riguarda l'aspetto emotivo, normalmente noi gestiamo queste privazioni, chiamiamole così, queste perdite, attraverso questi step, che sono, come abbiamo visto prima, delle risposte naturali, fisiologiche che noi abbiamo di fronte a degli eventi. Quindi inizialmente noi neghiamo quello che ci sta accadendo. Se voi immaginate quando c'è stata fatta la prima comunicazione che non avremmo potuto rientrare al lavoro perché era stata delimitata i nostri spostamenti, eccetera, né in una prima fase ognuno di noi ha negato o comunque ha immaginato che non potesse essere una decisione reale quella che veniva messa in campo dai nostri, come dire, dai politici o piuttosto dalle persone insomma che ci hanno dato questa comunicazione. In una seconda fase c'è stata una risposta di rabbia e di frustrazione, perché questo ha impedito a noi di continuare nella nostra quotidianità, di continuare all'interno della nostra vita professionale e relazionale. La terza fase è stata di paura e timore, perché chiaramente, se voi vi ricordate, ad un certo punto le persone hanno iniziato ad avere paura ad uscire, a muoversi all'interno del proprio contesto. E nella fase finale c'è una fase di accettazione, infatti tutti, se avete visto, in una fase conclusiva hanno iniziato ad utilizzare i dispositivi di sicurezza, a non uscire di casa, ad accettare le regole che erano state messe in campo. Questo tipo di risposta emotiva è una risposta naturale che ognuno di noi vive nel momento in cui si trova di fronte a una limitazione, a una perdita. Chiaro che anche in questo caso, in questi due mesi, quello che le vostre persone, le vostre risorse, ma voi stessi avete vissuto è una pressione emotiva continua, perché continuamente noi abbiamo vissuto, se vi ricordate, ogni giorno c'è stata una limitazione successiva, è stato impedito alla persona di agire all'interno del proprio contesto. E quindi, scusate se ritorno un attimo indietro, la limitazione di libertà, di sicurezza professionale e sicurezza personale e di relazione è stata percepita in tutto questo periodo. Perché vi dico questo? Perché questi elementi chiaramente saranno presenti quando voi vi troverete a gestire nuovamente le vostre persone o vi troverete a relazionarvi nel vostro contesto professionale. L'ultimo elemento che volevo condividere con voi riguarda proprio il contesto lavorativo e professionale. È chiaro, evidente per ognuno che il contesto in questo momento è incerto, nel senso che non c'è una visione chiara e strutturata, non c'è una linea, non c'è un filo conduttore, non c'è un obiettivo definito, per cui ogni azienda in questo momento si sta muovendo in modalità diverse, con possibilità di ripresa differenti, quindi lo scenario è nuovo e frammentato. Quindi tutti questi elementi che noi abbiamo visto adesso sono elementi che
sono presenti all'interno delle vostre risorse. Queste riflessioni sono chiaramente evidenti sia per chi lavora all'interno della vostra organizzazione, ma anche per voi stessi. Quindi la comunicazione, le persone, il contesto professionale sono tre elementi imprescindibili rispetto ai quali fare una riflessione condivisa. Ecco. Rispetto a questo, Stefano, volevo capire se qualcuno vuole fare una riflessione, no? Beh, secondo me hai fatto, grazie Masha, un'ottima analisi di contesto e anche di quello che è accaduto sia in termini di azioni di successione, ma anche quelli che sono stati proprio la gestione dello stato emotivo. Vorrei quindi prima poi entrare, come dici tu, sulla comunicazione, le persone, il contesto professionale, che sono i tre focus. Appunto, lasciamo spazio a un po' di domande, considerazioni, anche rispetto a quello che la domanda è anche capire i vostri team, le persone che voi gestite, ma anche voi stessi, se non avete persone da gestire. Vorrei che scriveste in chat come com'è la situazione attuale, come lo state vivendo oggi, qual è il momento, qual è la situazione, qual è la fotografia ad oggi. Masha prima parlava di negazione, di paura, di frustrazione, di rabbia e poi anche fino ad arrivare all'accettazione. Oggi, se doveste riguardare quei punti che ha declinato Masha, secondo voi il vostro team o voi stessi dove siete posizionati? Quindi vi chiedo di scriverlo in chat e questo ci dà modo di fare delle riflessioni insieme. Grazie. Scrivete, non abbiate paura, non c'è da... basta scrivere. Dove siete posizionati? Dove è posizionato oggi il vostro team? O anche voi stessi? Oggi qui, non ieri, non domani, ma oggi. Potete anche intervenire, se non volete scrivere, potete anche intervenire. Certo. Grazie Erika. Accettazione, ma anche paura di non essere in grado di ripristinare una routine. Volete vi faccio rivedere... Ecco, questi erano i quattro elementi. Grazie. Attualmente fase di confusione, capire le modalità per ripartire. Serena ci scrive anche accettazione assieme a stanchezza, in effetti anche questo è un tema. Certo. Sicuramente il mio team è confuso, ho visto reazioni emotive forti. Assolutamente sì. Intanto prenderei queste, Masha, e direi intanto, allora, accettazione, poi accettazione ma positività in generale per una ripartenza, scrive Elena, quindi un po' anche certo. Diversa rispetto a quello che abbiamo letto fino a questo momento. E riprenderei accettazione. Ci scrive anche Morena, che ha qualche problema di rete. Si trova in fase di accettazione, sicuramente mi sento fortunata rispetto ad altre situazioni. Tra paura e accettazione, Daniel, quindi siamo in fasi, come vedi, diverse. Certo. Il passaggio è comprendere, anche chiaramente il contesto fa la differenza, no? Anche dipende se la tua azienda in questo momento va bene o va male, cioè ci sono delle rassicurazioni rispetto a quello che si sta facendo oppure no. Chiaramente il contesto fa molta differenza. Anche sapere... quale può essere lo scenario di riferimento? Per un libero professionista chiaramente lo scenario di incertezza non aiuta mai, perché non hai mai la possibilità di riprendere o di ripartire in certe fasi. Però Masha, rispetto a quello che leggi, stai leggendo anche tu la chat? Io non riesco a vedere la chat. Ok, allora te li leggo io. Grazie, scusami ma io non la vedo. Positività, difficoltà, accettazione e paura abbiamo visto. E siamo un po' tra la paura e l'accettazione in generale, quello che abbiamo visto, e questa fase continuamente, questa un po' altalena tra l'accettazione, ma anche la paura di non essere in grado di ripristinare una routine, un po' di confusione, accettazione e stanchezza. Quindi siamo tra paura e accettazione. Come la leggi tu? Possiamo fare un'altra domanda, visto che sono così attivi e partecipano? Mm. Vi chiedo di riflettere anche sull'aspetto, più fisico.
qui abbiamo visto l'aspetto emotivo, no? Quindi dite, sono in una fase di accettazione, sono un po' stanco, sono anche impaurito. Dal punto di vista fisico, quindi dal punto di vista dello stress, come vi sentite? Vi ricordate che io vi ho detto all'inizio? Serena, per esempio, ha scritto stanchezza, intendi questo? Sì, quindi la stanchezza spesso è molto collegata a essere una fase di decadenza dello stress che ti lascia spossato, no? Sapete, tante volte quando si vive un momento stressante poi avete questa percezione fisica di essere senza forze, adesso io lo declino in questo modo, no? Però è un elemento importante anche questo, perché siamo in una fase di ripresa e siamo stanchi. Accettiamo, siamo stanchi e siamo impauriti. Con questi elementi ci troviamo di fronte magari a delle risorse o anche a noi stessi in cui fatichiamo a capire come muoverci correttamente, ad avere l'energia giusta, la fiducia nell'avere gli elementi per poter riprendere. Ok, ci sono due passaggi. Io parlo, vado in maniera tecnica, Masha, per portare sì, assolutamente. Vado sul tecnico nella gestione di quelli che sono i team di lavoro. Dal punto di vista tecnico, quando una persona, perché poi bisognerebbe entrare anche in ogni singola persona dove è posizionata rispetto a quello che è il momento. Certo. Dal punto di vista tecnico, quando una persona è in fase di frustrazione o rabbia, la parola corretta, l'approccio corretto rispetto a questo tipo di situazione, dal punto di vista, se io gestisco un team di lavoro, la parola corretta è spersonalizzazione. Cioè il fatto che se una persona è in una condizione di frustrazione o rabbia, io devo cercare di spersonalizzare. Perché se uso parole, uso linguaggio collegato al dire, per esempio, calmati, stai tranquillo. Esatto. Oppure utilizzi una terminologia dove tendi a voler tu rassicurare la persona, esatto, rischi di fare peggio, perché in quel, esatto, momento la persona ha bisogno di capire che ci sono degli elementi oggettivi che stanno gestendo questa situazione, dove né tu né la persona puoi fare qualcosa. Quindi, primo termine, se io sono nelle condizioni di paura, inteso come frustrazione o rabbia, quel senso di manifestazione, la parola chiave è spersonalizzazione, quindi cercare tutti gli elementi che ti portano a non entrare in conflitto o a personalizzare una relazione, perché sennò rischi di aumentare il senso di conflitto con, certo, la persona che hai di fronte. Il secondo passaggio, e poi ti ritorno, Masha, la parola, sì, è quando una persona è in accettazione e arriva a quella fase, è fondamentale, e questo è un passaggio che un team leader deve saper fare, è importante ringraziare. La parola chiave è ringraziare, perché se una persona sta facendo un percorso, ha fatto fatica, ha subito tante difficoltà, privazioni, frustrazioni, ha bisogno di sentirsi accolto. E quindi c'è bisogno che qualcuno gli dica grazie, so che hai fatto fatica, so che è una fase difficile, so, ne abbiamo passate tante, ma grazie, perché adesso vedo che ci sei, vedo che sei riuscita a fare un passaggio. E quindi questo è un passaggio, quindi sono due spunti che mi vengono anche guardando le risposte prevalenti che mi hanno lasciato. Poi ti leggo anche queste, Masha, sono le ultime, sì, due che hanno scritto sia Cristina che Stefano. Ciao Cristina. Ciao Cristina, lavoro in un'azienda farmaceutica, credo che la comunicazione degli organi governativi e poi internamente all'azienda sia stata fondamentale nel delineare le fasi. Nel nostro team una reazione iniziale di paura, con conseguente assenza dal lavoro, e attualmente sembra prevalere l'accettazione. Ecco che in questa fase diventa importante, come dicevo prima, ringraziare. Stefano, dopo la ripartenza produttiva siamo ancora abbastanza riposati, stiamo vivendo una riposati tra virgolette. Certo. Stiamo vivendo una fase di resilienza. A breve l'adeguamento alle procedure anticontagio porteranno a stanchezza. Ti ritorno la parola. Ok, benissimo. Quindi abbiamo condiviso e abbiamo sentito un po' che questo tipo di percezione è comune, insomma, non stiamo parlando di elementi che non riconosciamo. Chiaramente questi tre elementi, riprendendo un attimo il filo conduttore, sono presenti nel momento in cui noi ci troviamo di fronte alle persone che stiamo gestendo, a noi stessi, al nostro team, ai nostri partner di progetto.
c'è un elemento, e un po' si collega questo elemento anche a quello che ci ha suggerito Stefano poc'anzi, c'è un elemento che ci può supportare in questa fase, quindi, come diceva Stefano, anche spersonalizzare quello che sta accadendo e lavorare su elementi oggettivi e concreti che quindi aiutino la risorsa, aiutino il nostro team. Sì, l'elemento è proprio il bilancio delle competenze. Perché? Perché il bilancio delle competenze in questo contesto, che abbiamo visto che è un contesto emotivo da una parte e stressante dall'altra, dove non ci sono dei punti di riferimento chiari, perché ovviamente abbiamo visto anche inizialmente la comunicazione è frammentata, molto spesso è discordante, se noi guardiamo quotidianamente abbiamo delle comunicazioni a livello territoriale piuttosto che a livello nazionale che ci danno delle declinazioni diverse. In tutti questi elementi è necessario per gestire la risorsa, ma anche per trovare energia su noi stessi, per rifocalizzare nella nostra azione professionale, il bilancio delle competenze è lo strumento ideale, perché vi permette di portare l'attenzione di voi stessi, ma anche l'attenzione delle vostre persone, delle vostre risorse, sulla concretezza, su eventi, su fatti oggettivi che possono essere delimitati, contestualizzati e sono elementi centrali che in questo momento vi possono aiutare nel governare gli elementi che avete suggerito anche prima, no? Quindi un po' la paura, la negatività e costruire invece elementi di fiducia e di crescita sia per voi stessi che per la vostra organizzazione. Che cos'è il bilancio delle competenze? Probabilmente ne avrete sentito parlare o ci siete, come dire, arrivati vicini in questi anni. È una metodologia strutturata che si supporta nel rispondere a una domanda molto semplice. Le domande in questo caso sono due. Quali sono le mie competenze? E quali sono le competenze del mio team? Apparentemente possono sembrarvi delle domande molto semplici, no? Perché se mi chiedessero quali sono le mie competenze, forse riuscirei a rispondere in modo abbastanza chiaro. Provate a immaginare anche di rivolgere questa domanda verso il vostro team o i vostri partner di progetto. Quali sono le loro competenze? Quindi per farvi lavorare un pochino all'interno di questo webinar, altrimenti parlo solo io o Stefano, vi chiedo di fare un piccolo sforzo, un piccolo esercizio, poi quando avrete concluso, magari se dite che siete pronti sulla chat, così Stefano mi può supportare, vi chiediamo di prendere un foglio di carta, un block notes, quello che avete sotto mano, e di scegliere a quale delle due domande volete rispondere, cioè desiderate rispondere alla domanda di quali sono le vostre competenze, quindi come professionista, come consulente, come team leader, quali sono le mie competenze, oppure desiderate lavorare invece sulle competenze del vostro team. Quindi provate a rispondere, scegliete a quale delle due domande rispondere e poi tenete questo foglio con la risposta accanto a voi, lo andremo a riprendere poi più avanti verso la conclusione del nostro webinar. Vi lascio qualche minuto, poi quando siete... A tutti appunto il termine competenze, se qualcuno ha dei dubbi, Masha, magari gli puoi dire qualcosa. Sì, la competenza sono il saper fare della persona, no? Quindi che cosa fa, il ruolo, le capacità. Adesso poi non voglio dire molto, perché altrimenti poi racconto altre cose involontariamente. Ecco. Okay. Per dare qualche spunto, se magari dice, ma io non so che competenze ho. Non so, fare le fatture. Quindi lo scrivono e poi tengono lì il foglio. Lo tengono da parte, non è da condividere. Voglio che poi magari se riusciamo a riprenderlo alla fine. Non li facciamo quindi mostrare il foglio. No, direi di no, però se vogliono possono, assolutamente sì. Se avete qualche difficoltà, chiedete pure. Sì, siamo qui a disposizione.
È un bel esercizio, mettersi là, ragionare, scrivere le proprie competenze. Sembra semplice, però allora, dovrebbe sembrare semplice ed essere semplice. Poi nel passaggio successivo dovrebbero accorgersi che non hanno fatto l'esercizio giusto, però questo vediamo, dovrebbe... magari sono molto bravi. Stai svelando. Quanti minuti gli dai? Un minutino, insomma, adesso non è che dobbiamo Quando avete, chi ha fatto, se lo può scrivere in chat, che così capiamo anche i tempi e le modalità. Chi... Ok, cioè, sono Veronica, riuscita a vedere... l'ha fatto, Erika l'ha fatto, Antonio anche. Che bravi, bravissimi. L Rivarò, non so il nome, per cui Cristina l'ha fatto. Bravissimi. Daniel ce l'ha fatta, Romina. Luigi, ecco, grazie Luigi che mi hai aiutato. Direi che... Marco, ci siamo. Alcuni non l'hanno ancora scritto, però... Ok, vi lasciamo concludere, comunque potete anche mettere degli appunti. Ci siamo quasi tutti, Stefano, tu che vedi bene la chat? Ma guarda, in 2-4. Sì, più della metà ha fatto. Ok, quindi proseguiamo intanto che il resto termina. Sei d'accordo? Sì, vai pure. Ok, benissimo. Allora, vi ho fatto fare questo esercizio perché molto spesso questo tipo di domanda nasconde in realtà un trabocchetto che adesso andremo a vedere. Allora, il bilancio delle competenze, come abbiamo visto prima, è una metodologia strutturata che ci permette di esplorare tre livelli che sono importanti in questa fase di rientro. Per voi, per focalizzare la vostra identità professionale, il vostro valore. Per il vostro team, come dicevamo prima, per focalizzare meglio le proprie energie e avere una visione più chiara, più nitida degli strumenti che loro hanno oggi a disposizione per rientrare nel mercato del lavoro in modo efficace, oppure anche se erano già al lavoro da tempo, per avere una visione proprio più chiara all'interno di questo contesto, come dicevamo prima, confuso e frammentato. I tre livelli sono il saper fare, quindi le competenze operative, il saper essere, che sono le competenze relazionali, le motivazioni e i bisogni, che definiamo la leva, cioè quello che spinge, che ci dà, diciamo, l'energia per raggiungere i nostri obiettivi. Adesso li andremo a vedere insieme. Il saper fare molto spesso viene erroneamente individuato come ruolo, come etichetta, no? Quindi tante volte quando noi domandiamo che cosa sai fare, oppure raccontami che cosa sei capace di fare, qual è la tua competenza, molto spesso noi parliamo di un ruolo, no? Quindi sono un CFO, un project manager, un account manager, un impiegato, un addetto alla logistica o quant'altro, vi ho messo degli esempi. In realtà stiamo parlando di un'etichetta, di qualcosa che è in superficie. Quindi sotto questa etichetta dovrebbero stare molte altre informazioni che rispondono a queste domande. Quindi, che cosa sa fare la persona che ricopre questo ruolo? Se prima avete pensato al vostro team o avete pensato a voi stessi, avete messo la vostra mansione, il vostro ruolo. Quindi, che cosa sapete fare? Che obiettivi siete in grado di raggiungere? Come potete incidere o come può incidere la risorsa all'interno dell'organizzazione e perché lo può fare? Questa è una descrizione più ampia del saper fare delle persone. Partite dal presupposto che in ogni contesto lavorativo questa etichetta ha un significato diverso. Quindi l'account manager in un'azienda strutturata in un certo territorio racchiude al suo interno un significato. Spostandoci in un territorio diverso, la stessa etichetta è completamente diversa. Quindi
è necessario approfondire questo tipo di competenza attraverso il bilancio delle competenze stesso, che è uno strumento che entra a un livello di consapevolezza più profondo. Il secondo aspetto che noi andiamo ad analizzare, a valorizzare col bilancio delle competenze, è il saper essere, che sono le nostre attitudini, i nostri tratti distintivi. Il saper essere sono delle competenze chiave e mi permetto di dire questa riflessione, in questa fase sono elementi strategici per voi, per la vostra organizzazione e anche per il vostro team. Perché vi dico questo? Perché le competenze, le attitudini, scusate, i tratti distintivi sono delle abilità che noi alleniamo all'interno del contesto in cui ci stiamo muovendo e che si sviluppano e ci accompagnano durante tutto il nostro percorso. Sono quelle che ci distinguono gli uni dagli altri. Io le ho quasi definite delle impronte, perché sono il filo conduttore delle nostre esperienze, del nostro modo di stare all'interno delle organizzazioni. La differenza sostanziale tra saper essere e saper fare è questa. Il saper fare, adesso sto semplificando chiaramente, è qualcosa che tutti noi possiamo raggiungere. Quindi acquisire una competenza tecnica è qualcosa che con la dedizione, la costanza possiamo imparare. Il saper essere è un'abilità che viene modellata nel tempo, in qualche modo è più complessa da sviluppare. Quindi oggi essere in grado di tracciare e mappare anche le competenze distintive delle nostre risorse o di noi stessi ci può rendere evidente che la risorsa ha a disposizione delle competenze che in questo momento sono chiave. Qualcuno di voi prima parlava di resilienza, di capacità di sostenere un cambiamento, di essere adattabili, di essere curiosi, cioè ci sono delle abilità trasversali che oggi sono fondamentali all'interno di un'organizzazione. Chiaramente tutte le nostre risorse, ma lo stesso noi in questo momento non possiamo avere tutte queste capacità, ma avere all'interno del proprio team una persona che ha queste abilità diventa un elemento che aiuta il superamento di questa fase, ci aiuta a rientrare nel mercato con più forza, con più efficacia. È un elemento quindi gestionale molto importante. Il terzo aspetto che il bilancio delle competenze ci permette di evidenziare sono le motivazioni e i bisogni, che ho declinato come leva, cioè qualcosa che ci guida, sono quegli aspetti che ci spingono nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Avere chiaro quali sono le nostre motivazioni in questa fase, quali sono le motivazioni e i bisogni del nostro team, ci permette di declinare il contesto organizzativo in modo più efficace. Perché? Perché come dicevamo all'inizio, 2 mesi fa probabilmente eravamo diversi rispetto a quello che siamo ora, nel senso che in questi 2 mesi sono cambiati degli equilibri, sono cambiati i nostri bisogni, è cambiato il contesto in cui noi ci stiamo muovendo. Quindi riflettere sulle nostre motivazioni, avere lo strumento per fare questo tipo di approfondimento col nostro team ci permette di partire o ripartire con chiarezza, perché un'organizzazione che dà questo tipo di valore alla persona chiaramente ha un elemento vincente in questa fase. Quindi una domanda che dovremmo porci nel momento in cui facciamo questo tipo di riflessione è: il contesto in cui noi ci stiamo muovendo dal punto di vista professionale permette a noi o al nostro team di esprimere le motivazioni personali, o come posso fare in modo che questo tipo di elemento si possa esprimere correttamente all'interno del contesto? Quindi utilizzare il saper essere, il saper fare, individuare le motivazioni e i bisogni delle persone ci permette di lavorare su questi aspetti, evidenziare le potenzialità personali e del proprio team, perché da questo momento di confusione, di non chiarezza, mettiamola così, lavorare su di sé in modo concreto, non astratto, non stiamo parlando di elementi astratti, ma parliamo di concretezza, di fatti, di obiettivi, ci permette di vedere le nostre capacità e le potenzialità, che cosa potremo sviluppare nei prossimi mesi.
ci permette di acquisire fiducia e accrescere anche la nostra autostima. Quindi la domanda: ce la farò? Ho gli strumenti per poter proseguire? Ho la capacità per poter andare avanti, portare a termine il lavoro, per sviluppare le nuove sinergie, dei nuovi prodotti e quant'altro? Ci permette di definire anche delle basi per un percorso di crescita, perché come vi dicevo prima, riflettere su questi elementi, mi immagino nel momento in cui gestiate delle risorse, riflettere su questi elementi vi permette di mettere in luce quali sono le capacità che potete rafforzare, le competenze che in questo momento sono strategiche per la vostra organizzazione, perché così potete affiancare i vostri obiettivi aziendali, le risorse con le competenze adeguate, e potete declinare anche dei percorsi di crescita, sia personali che per il vostro team e la vostra organizzazione. Adesso vorrei che voi riprendeste un attimo il foglio che vi ho fatto scrivere qualche minuto fa. Quindi, alla luce degli elementi che abbiamo visto adesso, quindi del saper fare, che cosa vuol dire lavorare all'interno delle competenze, del saper essere, delle motivazioni, secondo voi, guardando il vostro foglio, siete stati esaustivi? Cioè avete veramente declinato questi aspetti con profondità o siete rimasti un po' più in superficie perché chiaramente non avete avuto il tempo, comunque l'aspetto, non avete avuto neanche la tecnicalità per poterlo fare? Se mi dite che siete stati bravissimi, chiudo Stefano e me ne vado. No, ma se vuoi baro, cioè, te scrivono delle cose, te ne dico delle altre. Sì, allora, però siccome adesso vedo anch'io la chat, non potete barare, cioè scrivete che avete fatto ma... Ah, la puoi vedere anche tu adesso, quindi vabbè, niente da fare. Quindi state attenti se barate. Siete buoni e gentili e... state onesti, no, e quello che è emerso, che così ci aiuta anche questo a fare una riflessione. Ecco, Stefano ci scrive subito, molto onesto, ho fatto bene per il 30%. Però insomma, già un 30% è un ottimo. Certo. Dovete capire che cosa su quel 30%, qual è, no? Esatto. Un'area che ha coperto e quella invece da migliorare. Sentiamo anche qualche altro contributo. Veronica ci dice: motivazioni e bisogni non li ho proprio presi in considerazione. Capita spesso, no? Capita che rispetto a quelli che sono le motivazioni un po' li tralasciamo. Vero, Masha? Assolutamente. Poi i bisogni, mi ricollego un po' ai temi che abbiamo un po' affrontato, che questa sera i bisogni si sono trasformati in questi mesi, no? Quindi cioè, la comunicazione ha dato delle declinazioni, le persone hanno vissuto degli elementi diversi, quindi è chiaro che il bisogno individuale si è modificato, anche il vostro probabilmente. Sentiamo qualche altro contributo, se volete anche poi potete anche intervenire a voce, se avete... Raffaele, che in realtà è morena. Perfetto. Mi rendo conto di aver approfondito solo un aspetto, quello del saper fare. Di solito è quello più semplice, no? Quello che ci viene un po'... Perché è quello con cui noi veniamo identificati, no? Noi siamo questa etichetta. Esatto. Molto spesso, no? Il lavoro in azienda, siamo qui. Ti posso aggiungere, conoscendo Morena, le voglio anche molto bene, so che questa è una componente che per lei è facile, no? Quindi. Ecco, se devo entrare nello specifico, però dico grazie per lo spunto, perché molto spesso noi siamo abituati a riconoscerci all'interno di questi schemi, quindi ci viene più semplice. Erika ci dice, forse ho prodotto un mix tra essere e fare. Però molto bene. Molto spesso sono competenze che si vanno ad intersecare, quindi soprattutto in alcuni ruoli più manageriali, molto spesso c'è questo tipo di intreccio. Cristina è stata anche specifica, ci dà delle percentuali con anche un dettaglio, direi al 60%, brava, 5 saper fare e 3 saper essere.
Sì. Pressa per essere si agganciano a temi relazionali di crescita e sviluppo del talento, per cui forse indirettamente coinvolgono le leve motivazionali. Molto bene. Bene, sentiamo un altro contributo. Antonio, visto che ti vedo, puoi contribuire anche tu. E poi facciamo un passettino ulteriore, no, Masha? Sì. Antonio, chi vuole? Elena ci dice, ho puntato alla seconda domanda, risposta, mi sono focalizzata sul team, sui bisogni. Beh, è interessante. Consapevole delle capacità del mio team. Non ti ho sentito, Stefano, puoi ripetere? Risposta, mi sono focalizzata sul team, sì. Sui bisogni, sulle linee guida consapevole delle capacità del mio team. Sarebbe interessante, Elena, sarebbe interessante approfondire che cosa è emerso. Che cosa ha visto, sì. Cosa ha visto, sì, perché credo che possa essere un bellissimo punto di partenza, perché attraverso il bilancio delle competenze, come tu dicevi, uno può fare grandi esplorazioni, no, rispetto al proprio team, in termini proprio di gap sulle competenze, quindi immaginare percorsi formativi, ma attraverso le competenze tu puoi sviluppare percorsi legati alla selezione, quindi poi anche di attrarre e valorizzare certi tipi di persone, ma poi esatto. Anche sviluppare quelli che possono essere degli assessment di espressione del potenziale, quindi da lì veramente puoi prendere traiettorie molto interessanti. E Luigi ci dice, team, passione, tenacia, voglia di far bene, confronto, dialogo, supporto, capacità, armonia, buon umore, voglia di raggiungere l'obiettivo, condivisione. Questo del team. Ottimo. Molto bello, molto molto. Sì. Bello. Tanto potenziale, tanto... Bene, direi che abbiamo avuto un po' di contributi. Masha, che cosa ti lascia questo tipo di contributo? Ma allora, diciamo che mi incuriosisce, quindi mi piacerebbe vedere il lavoro di tutti in realtà, nel senso che poi nel saper fare, nel saper essere che avete declinato, mi piacerebbe metterci il naso e andare a capire a chi avete pensato e quindi perché sono emersi questi elementi, perché poi anche questo aspetto è importante, no? Tante volte noi raccontiamo degli elementi che sono il nostro modo di vedere le persone, quindi anche quando ragiono sul team, e per questo il bilancio delle competenze molto spesso è uno strumento utile, perché strumento neutro, ci permette di evidenziare degli aspetti che noi non riusciamo a scorgere nelle nostre risorse perché siamo abituati a vedere alcuni elementi e a riconoscere solo questi. Quindi è uno strumento che ci permette invece di avere una visione più ampia a 360 gradi sulla risorsa che spesso sviluppa delle competenze, delle capacità che per noi sono sconosciute perché siamo abituati a chiedere sempre lo stesso tipo di performance o di competenza tecnica. Quindi cioè, mi piacerebbe mettere il naso, però un bel gruppo, vedo. Bene. Se non ci sono altri elementi che volete approfondire... Non sono arrivati altri elementi per ora, Masha. Ok. Va bene, allora vi lascio con una, come dire, con un esercizio per casa che mi piace molto, nel senso che abbiamo visto degli elementi, abbiamo approfondito delle riflessioni, abbiamo visto come funziona il bilancio delle competenze in maniera indicativa, chiaramente. Mi farebbe piacere, se lo desiderate, che iniziaste a esercitarvi su di voi per utilizzare questo tipo di strumento. Che cosa vuol dire? Che per poter fare il bilancio delle competenze, usarlo come strumento, è necessario anche iniziare a sperimentarlo, capire che tipo di fatica richiede, che tipo degli elementi possono emergere. Quindi, se desiderate, potete trascrivere un progetto che avete sviluppato recentemente. Vi chiedo gentilmente di trascrivere qualcosa che è stato chiuso, quindi che ha avuto un inizio, ha avuto una sua conclusione. Quindi un progetto che avete sviluppato o un obiettivo a cui avete lavorato recentemente.
evidenziate le competenze, il saper fare che avete utilizzato in quel contesto, quindi dovete raggiungere o sviluppare un certo tipo di progetto, quali sono le competenze che voi avete messo in campo, quindi il saper fare, quindi competenze tecniche e operative che avete utilizzato per raggiungere l'obiettivo o sviluppare il progetto. Riportate gli elementi di miglioramento, le motivazioni che vi hanno guidato all'interno di questo percorso. E elemento conclusivo, ma molto importante per me, è riassumete le attitudini che voi che vi hanno permesso di raggiungere questo tipo di progetto, di obiettivo o comunque di agire in questa direzione. Concluso l'esercizio, vi do uno spunto ulteriore, perché così capite quanto siete riusciti ad andare in profondità. Prendete il vostro lavoro e confrontatelo con gli strumenti che voi generalmente utilizzate per comunicare voi stessi dal punto di vista professionale. Io vi ho messo degli esempi, poi ognuno di noi sa, voi sa che cosa utilizza, quindi avete un blog, un sito, una presentazione professionale, uno spazio LinkedIn, insomma decidete voi. Confrontate questi elementi su cui voi avete lavorato rispetto a quello che voi comunicate generalmente agli altri professionisti o al vostro contesto lavorativo e vi accorgerete che probabilmente ci saranno molti elementi che emergeranno che avete tralasciato magari in una presentazione iniziale. Quindi ve lo lascio come spunto, come esercizio. È uno spunto, è un lavoro molto, molto importante. E racconto un aneddoto che mi riguarda rispetto al bilancio delle competenze, Masha. Sì, lo voglio, voglio saperlo, aspetta che mi avvicino. No, vabbè, ma tu, cioè, chiaramente in realtà eri parte, sei stata parte in causa, quindi questa cosa la sai bene. A un certo punto della mia vita professionale ho deciso di voler cambiare un po' rotta del mio lavoro. Quindi per anni ho lavorato come manager in un'azienda, dopo a un certo punto avevo voglia di fare altro. Ma prima di arrivare a un cambiamento mi ci è voluto tempo e ci è voluta una grandissima attività anche introspettiva. Non ho mai creduto ai facili slogan tipo segui le tue passioni, vai, corri, comincia, parti, buttati, perché poi rischi di farti male se non sei ben supportato da una grande consapevolezza. E quindi prima di cambiare, prima di costruire poi quello che è stato il mio piano d'azione che mi ha portato a far crescere e sviluppare Inner, la prima da dove sono partito proprio dal bilancio delle competenze. Perché il bilancio delle competenze ti aiuta proprio a fare chiarezza su quelli che sono gli elementi del saper fare, del saper essere, e poi ti aiuta anche a calibrare e a sviluppare fortemente quelle che sono le tue motivazioni. Fare anche un buon bilancio delle competenze significa anche radicarsi rispetto al proprio scopo. E poi lo scopo, che è il tuo perché, che è quella la parte essenziale, ti aiuta anche nei momenti difficili, come possono essere, come quello di adesso, a non mollare, a vedere sempre una prospettiva, a vedere sempre una possibilità e quindi continuare ad investire su di te, sulla tua crescita personale e professionale. Ma il tutto è partito da quel bilancio delle competenze, per cui è uno strumento davvero, davvero molto potente e prezioso. E quello che tu gli stai proponendo, quello che gli stai facendo è un grandissimo regalo. Bene. Chiaramente noi saremo curiosi di sapere se poi fanno questo esercizio, se lo vogliono condividere, perché poi, giustamente, sì, che non... questo sarebbe l'elemento di curiosità. Bene, rispetto a quello che avete sentito, avete domande, avete appunto considerazione su cui volete un po' porre un focus, prima poi da parte nostra anche di andare verso la chiusura, no Masha? Certo, assolutamente. Quindi se avete domande e considerazioni rispetto a quello che avete sentito, e così poi aiutiamo anche gli altri eventualmente a fare delle considerazioni ulteriori su di sé. Prego. Potete usare anche il microfono, se potete usare la chat o anche il microfono liberamente.
Erika ci dice, lavoro spesso al bilancio delle competenze e mi sorge una riflessione. Gli strumenti per utilizzarlo su un team variano in qualche modo, Masha? Ma allora, diciamo che dipende qual è l'obiettivo che guida il mio bilancio delle competenze, ovviamente. Quindi c'è sicuramente una base comune, quindi gli aspetti che abbiamo visto oggi sono assolutamente necessari anche per un bilancio delle competenze di gruppo. Chiaro che il livello di profondità e gli aspetti che noi andiamo ad evidenziare sono guidate dall'obiettivo. Questo tipo di strumento ci permette di capire anche come far lavorare insieme il nostro gruppo, quali sono gli elementi presenti e gli elementi da rafforzare, quindi gli strumenti sicuramente sono questi. Poi ci sono degli aspetti che noi possiamo utilizzare in team che non riguardano il bilancio delle competenze nello specifico, che possono essere di supporto, di aiuto. Però direi sì, Erika, puoi usare questo tipo di elementi. Chiaro che anche in gruppo c'è una parte individuale, quindi ogni persona ha bisogno poi di riflettere su di sé, ragionare, concentrarsi sulla propria storia professionale piuttosto che sui progetti. Però ci sono degli elementi comuni, magari dei progetti in cui hanno lavorato insieme, quindi posso utilizzare la stessa metodologia anche sia individualmente che nel gruppo. Infatti Masha, Antonio rafforza dicendo che il bilancio delle competenze potrebbe essere un ottimo strumento per elevare la consapevolezza e le motivazioni del team. Sì, anche trasversalmente, nel senso che a me è successo spesso, anche con Stefano, di fare questo tipo di interventi anche in azienda e questo tipo di strumento ha un valore anche per il team stesso, nel senso che permette a tutti di avere una visibilità chiara di quali sono gli strumenti, gli elementi distintivi all'interno dell'organizzazione. Quindi immaginate adesso in questo contesto dove, ricordiamo l'inizio, ci sono persone che con consapevolezza diversa rientrano in azienda, magari chi più tranquillo e sorridente, chi un po' più impaurito o con uno stato d'ansia, avere uno strumento che mi permette di vedere le capacità anche delle persone che lavorano insieme a me all'interno del contesto lavorativo, mi dà più fiducia, mi dà più sicurezza, perché sento che ho gli elementi per poter stare all'interno di questo contesto, quindi è uno strumento molto potente. Esatto, rafforza anche proprio la consapevolezza del ruolo, della propria importanza Certo. all'interno del team, quindi ti aiuta proprio a sviluppare anche il saper, la tua posizione e la tua importanza all'interno di quello che è il team di lavoro. Esatto. Bene, se non ci sono altre domande o considerazioni, Masha, ti lascerei poi, andrei verso la chiusura. Va bene. Allora, faccio un recap veloce degli elementi che abbiamo visto questa sera. Quindi abbiamo visto velocemente il contesto di riferimento, quindi la comunicazione, le persone, le organizzazioni, come sono state influenzate da questo evento che ci ha, come dire, coinvolto in questi mesi. Abbiamo visto che l'elemento strategico per riuscire a rientrare all'interno del contesto professionale in questo momento, sia per noi stessi che per gestire le risorse, è il bilancio delle competenze. Perché? Perché è una metodologia che ci permette di focalizzarci su elementi concreti e reali, l'abbiamo provato velocemente anche prima su di noi, ci permette di valorizzare le risorse individuali e le potenzialità e sviluppare fiducia ed energia per ripartire. In qualche modo mi permetto anche di dire dare una traccia, dare un percorso, definire insieme il percorso da fare. Noi ci vorremmo salutare lasciandovi anche una proposta per quanto riguarda il bilancio delle competenze. L'obiettivo è quello di utilizzare questo momento per gestire al meglio il rientro in azienda e permettere a chi ovviamente farà questo percorso, desidera avvicinarsi a questo percorso, a lavorare con maggiore chiarezza su di sé anche nel contesto professionale. Quindi con Inner abbiamo deciso di proporvi un percorso che si svilupperà in 3 incontri individuali. Nel primo incontro ci focalizzeremo sul saper fare, quindi andremo a lavorare sul valorizzare, rendere evidenti le competenze tecniche, professionali della persona, della risorsa. Nel secondo incontro invece andremo a valorizzare
il saper essere, quindi andremo a tracciare le competenze trasversali e andremo anche a identificare, a valorizzare le competenze che sono maggiormente utili in questa fase di mercato, in questa fase di cambiamento, e anche andremo a capire come rafforzarle, quindi quali sono gli strumenti che ci permettono di rafforzare queste attitudini. Nel terzo incontro invece andremo a lavorare sulle motivazioni e i bisogni, quindi rendere evidente qual è il bisogno che spinge ognuno di voi in questo momento nel contesto professionale. Chiaramente all'interno di ogni incontro poi ci saranno delle attività che vi darò da svolgere, delle schede tecniche che voi potrete utilizzare per prepararvi all'incontro successivo, e gli elementi e gli output che noi avremo alla fine del percorso, avrete un bilancio delle competenze, l'evidenza insomma di questi tre step che avremo visto insieme, e le schede tecniche che ovviamente avrete sviluppato insieme a me. Questi incontri si faranno chiaramente a distanza in questa fase, ovviamente, quindi noi utilizzeremo delle applicazioni che saranno le più comode per voi, quindi la piattaforma Skype piuttosto che Zoom, piuttosto che altri strumenti che vi sono più agevoli in questo momento. Saranno chiaramente incontri individuali che andremo a definire compatibilmente con la vostra agenda e la mia e gli impegni professionali, quindi possiamo partire diciamo nell'immediatezza. Questo è un po' diciamo l'elemento principale. Il percorso si svilupperà indicativamente in un mese, perché sarà un incontro diciamo a settimana, questo è quello che noi avevamo ipotizzato inizialmente con Stefano, poi chiaramente a seconda delle esigenze delle persone andremo anche a calendarizzare in modo differente gli incontri. Sì, è un ottimo strumento sia per chi si affaccia per la prima volta a questo tipo di strumento, quindi la possibilità ogni tanto di fermarsi e di fare poi una riflessione su di sé dal punto di vista professionale, e credo che questo momento sia un momento prezioso per poterlo fare, al di là che che uno abbia un lavoro e che le cose vadano bene, comunque anche il fermarsi e ragionare su di sé in questo momento è molto prezioso. Quindi è destinato a per chi vuole prendere un po' di consapevolezza, sostare rispetto al percorso professionale, ma anche chi bilancia le competenze lo fa già per lavoro, perché avere comunque altri strumenti, altri confronti, altre possibilità da poter certo. vedere, altri strumenti da poter per poter arricchire il proprio bagaglio, penso che possa essere estremamente prezioso. Assolutamente. Bene, rispetto a questo avete delle domande? Rispetto alla proposta? Domande o considerazioni? Curiosità? Ok, Masha, direi allora che possiamo andare in chiusura. Questa era un po' la proposta che anche ci tenevamo a fare. Certo. E poi se ci sono degli approfondimenti, comunque potete scrivere, avete tutti i riferimenti, anche in privato, se uno dice guarda io vorrei comunque capirne di più, scrivete certo. pure a info@spazioinner.it per avere ulteriori delucidazioni e ulteriori informazioni rispetto a questo tipo di percorso. Masha, ti lascio la chiusura e prima di ringraziarti. Grazie a tutti per aver partecipato a questo incontro. Mi dispiace non potervi salutare, come si dice, quindi vedervi, insomma, ad abbracciarvi, che sarebbe questa la cosa più bella, ma insomma questo momento ci porta insomma a stare vicini, distanti. Ecco, questo è un po' l'elemento. Vi ringrazio però per gli spunti. Se avete piacere di condividere qualche esercizio che avete fatto, giusto per riflettere insieme, insomma, mi farebbe piacere, ecco, poter conoscere un po' di più anche il contesto in cui voi vi state muovendo in questo momento, insomma, al di là del percorso che noi vi abbiamo proposto, ovviamente, insomma, che sono due cose distinte. Grazie Stefano. Grazie Masha, grazie, sempre preziosa e sempre utile il confronto con te. E noi ci lasciamo
ci lasciamo per questa sera. Ci rivediamo, per chi vorrà, venerdì, dove avremo anche un taglio più finanziario. Daremo degli strumenti proprio legati alla ripartenza in collaborazione con Piano Bis. Lavoreremo un po' su quelli che possono essere gli strumenti di ripartenza, sia in chiave finanziaria, sia anche proprio ricollegandola sempre ai temi a noi cari delle persone e dello sviluppo di quello che possono essere i talenti individuali e collettivi all'interno del team. Da parte nostra, buona serata, buona cena e grazie a tutti per la partecipazione. Alla prossima. Grazie, grazie a tutti, buona serata.